Il primo a bocciare sarà Majorel. E colpisce. Quindi 1-0. Kumaro, che 2 settimane fa contro Manolino aveva già praticamente intascato i 2 punti a metà tecnico, aveva realizzato una partenza veramente strepitosa, sbagliando la prima boccia nel secondo bersaglio. Ricordiamo che era quasi la prima volta che svolgeva questa prova quest'anno, quindi un ottimo risultato per lui. Ora vediamo se oggi riuscirà a ripetersi. Parte la rincorsa e sbaglia. Quindi 1-0 per il Crolione. Tanto stanno per iniziare anche i due PTA. Ricordo, nel campo numero 3 Koziek contro Percher-Ancier e nel campo numero 4 Poirier contro Kausewitz. Entrambi i giocatori della Pontese appunto nella prima giocata. Ecco Majorel che colpisce il pallino, quindi si porta a 3 punti. 3-0 per ora. Tanto Kausewitz fuori con la prima boccia. Andiamo Kumaro, lancia la boccia, colpisce. Bravissimo Davide, che deve cercare di rimanere a contatto. Quindi 3-2 per il Crolione. Andiamo Koziek, la prima boccia appunto, sembra buona. Sì. Pallino che è vicino alla linea laterale, però è qualche centimetro dentro la prima riga. Mentre nel campo numero 4 il pallino anche lì sarà a 50 cm dalla riga laterale, però oltre il quadrante di gioco. Majorel tira la boccia da 5, sbaglia. Non ha saltato quanto avrebbe dovuto probabilmente. Poco. Forse è dovuto. Era abbastanza dritta come bocciata. Forse è dovuto anche al bello strato di sabbia che ha ammortizzato la bocciata. E è saltato molto poco. Tanto colpisce per Charancier contro Koziek. Ora Davide Kumaro ha la possibilità di andare in vantaggio nel tiro di precisione con la botta da 5. Parte la rincorsa. Sarebbe molto importante passare in testa. Vediamo. Storta. Sì, si è vista subito. Molto storta la sua boccia. Tanto Kausewitz dentro con la seconda boccia. E ora andrà in bocciata Poirier. Colpisce. Ecco Majorel pronto a bocciare il pallino in mezzo alle che vale 3 punti. Lancia la boccia e colpisce. Molto quindi bravo, si porta Majorel. 6 punti. 6-2 per lui. Peccato Davide ha avuto la possibilità di passare in vantaggio con quella boccia da 5, una boccia molto importante nell'economia del tiro di precisione. Quindi adesso il punteggio è di 6-2. Sempre importante fare corsa di testa e mettere pressione all'avversario, che essendo indietro nel punteggio dovrebbe essere costretto a colpire. Vediamo invece in questa situazione adesso si troverà Davide. Lancia la boccia e colpisce. Bravo Davide. Sotto 6-5 ora. Riesce a rimanere nei pressi del suo avversario. Tanto Kausewitz. Sembra dentro, buona molto dentro. Molto buona la sua boccia. Quindi 2 su 3 per lui per ora dentro il cerchio in questa giocata.
anche Kozyek dentro, 2-1 per lui. Quindi adesso vedete Berserin si era alla bocciata, lancia la boccia e colpisce. Ora si comincia a entrare nel vivo di questa della prova di tiro di precisione. Prima bersaglio diagonale. Majorel che taglia leggermente il campo. Lancia la boccia e colpisce. Quindi punteggio attuale di 10-5 per Majorel. È sempre difficile essere il secondo a bocciare quando l'avversario è in vantaggio, perché ogni boccia è importante, nel momento in cui sbagli rischi di perdere completamente il contatto dal tuo avversario. Quindi è importantissimo per ora per Davide colpire. Dio. Attenzione, una persona del pubblico si muove, quindi Davide si prenderà qualche secondo in più per bocciare. Si era già pronto per bocciare, ha dovuto fermarsi e riprendere la concentrazione. Anche Davide taglia leggermente il campo sulla sinistra per avere la boccia bianca un po' più libera. Lancia la boccia e colpisce. Bravo Davide. Bocciata 9-10. Molto molto importante, perché sbagliando si sarebbe trovato a 5 punti di distanza dal francese. Nel frattempo Kozyk è entrato nel cerchio con la sua terza boccia e per Serensier tirerà la sua terza bocciata. E Kausovic invece esce con la sua quarta boccia, quindi nella prima giocata è entrato con soltanto 2 bocce su 4. Ecco Majorel pronto a bocciare, lancia la boccia e colpisce di nuovo. Majorel finora praticamente perfetto, ha sbagliato solo il bersaglio da 5 punti. Per Serensier nel frattempo nel PTA colpisce contro Kozyk, quindi il punteggio è di 3 pari e hanno ancora una boccia a testa da giocare. Kausovic che quindi anche quest'oggi parte male nella prova di PTA. 2 settimane fa contro Melignano, in quell'occasione aveva sbagliato 2 bocce appunto nella prima giocata. Ma ora seguiamo Kumaro. Davide Kumaro che insegue, speriamo. Colpisce! Bravissimo Davide, che per la terza volta consecutiva risponde alla bocciata colpita da Majorel. Quindi bravo Davide. 14-13 in favore del francese. Poi è sul campo numero 4, decide di tirare alle bocce. Colpisce. E colpisce. Colpisce mezza la boccia. È strano vedere un giocatore di questo livello che decide, opta per il pallino nella prima giocata. Opta per la boccia, scusa. Nella prima giocata con 2 bocce di vantaggio. Sì, solitamente sì, questi giocatori bocciano sempre ai pallini. Però si vede che si sente all'inizio di tira, si sente più sicuro. Dobbiamo ricordare che siamo anche abbastanza vicini alla sponda laterale, quindi vediamo intanto Majorel. Colpisce di nuovo. Bravissimo Majorel. E quindi si porta a 17 punti contro i 13 di Davide Kumaro. Grandissimo Majorel. Prova praticamente perfetta sinora. Ecco Poirier decide di tirare al pallino, di bocciare al pallino. Quindi vediamo chi boccia prima, probabilmente Kumaro nel tiro di precisione. Allora, altra boccia importante per Davide per la quarta volta dovrà rispondere a Majorel. Vediamo. E colpisce! Bravo Davide! Bravissimo Davide! Non sembrava leggermente bassa. Sì, era tirata un po' più tesa del solito. Però come era cadendo in parte al pallino, è riuscito a levare ora la boccia. Ora, pallino importante per Poirier. Alla prima giocata. Allora, 3-2 per Poirier su Kausovic e ora tirerà il pallino per portarsi su 5-2. Vediamo, lancia la boccia. Sembra bassa. Sì, infatti. Tiraccio. Bassa la bocciata di Poirier, circa 10 cm fuori dalla riga. Quindi, punteggio sempre sul 3-2 per il francese. Invece nell'altro combinato, per Serensier sta tirando la quarta boccia, la colpisce. Quindi 4 pari. Giocata perfetta. Ecco una boccia importante nel tiro di precisione, questa potrebbe essere molto decisiva, perché si porterebbe, ricordiamo, vale 4 punti questo bersaglio. Vediamo, tira Majorel. Colpisce! Bellissima bocciata, una bellissima parabola, spettacolare.
Quindi 21 a 16 per questo per avrebbe potuto essere importante per Davide. Se lui avesse sbagliato, dopo avrebbe potuto portarsi un vantaggio di 3. Un vantaggio di 3 in questo punto del tiro di precisione sarebbe stato ottimo. E invece no, dovrà inseguire. 21 il punteggio di Majorelle e 16 per Davide Cumero. Majorelle che non sta dando proprio nessuno spiraglio a Cumero. Vediamo, ecco, se riesce a rispondere un'altra volta. Lancia la boccia, leggermente storta. Peccato. E quindi vantaggio di 5. Vantaggio di 5 potrebbe punti. Diventare decisivo il pallino a questo punto. Sì, ancora 11 punti a disposizione per Davide per recuperare. Certo che se Majorelle continua a questo ritmo, Davide dovrà inchinarsi e dire bravo a Majorelle. Sì, l'atleta friulano non sta sta svolgendo una buona prova, però Majorelle è veramente troppo bravo Majorelle. Ecco Majorelle pronto a bocciare questa boccia che vale 3 punti. L'unica pecca forse per Davide è quella bocciata da 5 punti sbagliata. Un filo storto a sinistra. Sì, finalmente sbaglia Majorelle e ora Cumero è costretto ad approfittare di... Quindi colpendo si porta a meno 2. Meno 2 che può essere importante. Come si suol dire, adesso o mai più. Sì, questa è una boccia importantissima. Forza Davide. È pronto a partire. Lancia la boccia. Bravissimo Davide. Qui la boccia era vuota praticamente al centro tra la boccia bianca e la boccia rossa, però saltando. Qui la boccia vuota è servita. La boccia ha evitato la boccia ostacolo rossa. Probabilmente con una boccia piena questa boccia non l'avrebbe mai colpita. Pulita, comunque no. Ora si trova a meno 2 punti. Meno 2 punti. Ora vediamo se uno svantaggio gestibile. Nel frattempo stanno bocciando nel campo 3 Kozyek. Per Seren si era messo la sua prima boccia dentro e ora Kozyek sta bocciando. Lancia la boccia e colpisce. Il pallino è all'incirca un metro dentro la prima riga. Vediamo Majorelle. E sbaglia! Attenzione, due errori consecutivi per Majorelle. Occasione per Davide Cumero. Che sinora era stato praticamente perfetto, tutte e due le bocciate storte. E adesso Davide ha l'opportunità per passare in vantaggio. Forse più che storta, alta. Però vediamo adesso Davide, boccia importantissima per portarsi a più 1, 22 punti contro i 21. Come nel caso vediamo precedente, taglia il campo dalla parte della boccia ostacolo. Vediamo. Parte la rincorsa, lancia la boccia, sembra bassa. Bassa comunque, aveva toccato anche la rossa. Peccato. Peccato per Davide. Sì, allora, è stato importantissimo arrivare al pallino in vantaggio. Il punteggio adesso è di 21 per Majorelle e 19 per Davide Cumero. Ora vediamo la bocciata di caso, viene centrato sul campo numero 4, colpisce. Poirier che ha sbagliato la prima boccia appunto. Quindi siamo potenzialmente in parità, diciamo, nel secondo combinato. Mentre Kozyek che per Scherensier 5 pari. Majorelle tira il pallino. Pallino che colpito lo porterebbe alla vittoria, vediamo, e lo colpisce. 26 lo colpisce. Punti. Grandissimo pallino. Bellissimo di tiro di precisione per Majorelle, 26 punti. Che ha avuto soltanto un piccolo passaggio a vuoto sulle due bocciate parallele. Entrambe sbagliate, però si è ripreso subito con questo grandissimo pallino. Davide colpisce. Beh, buona prova per entrambi, ma vince Majorelle. Per 26 a 24. Un bellissimo tiro di precisione. Quindi Lione si porta in parità sul 2 a 2. Ora riassumiamo la situazione dei due PTA. Nel campo 3, per Serensier, vantaggio 6 a 5, ma Kozyek sta tirando la sua boccia, la sua seconda boccia. Sì, vediamo, finora nessun errore per entrambi. Quindi 6 pari, nessun errore per entrambi. Ancora due bocce da giocare per tutte e due. Nel campo 4 invece poi ha sbagliato la prima boccia appunto,
Comunque conduce 4-3. Ora sta giocando la sua terza boccia. Sembra buona. Sì, entra buona. Nel cerchio. Quindi punteggio 5-3. 5-3, comunque Kausovic ha tre bocce ancora da giocare, da tirare, e poi è una sola. Nel secondo tiro di precisione si contenderanno i due punti, Gregory Shirat e Davor Janzic. Tanto Kausovic sbaglia. Quindi perde il vantaggio che aveva acquisito in questa giocata. Brutto errore per Yasmin, che quest'anno ha vissuto una stagione di alti e bassi, in particolare in questa specialità. Per Serensier entra nel cerchio, quindi si porta 7 punti contro i 6 di Koziek. Finora combinato, ricordiamo, perfetto per i due. Infatti, Serensier, ricordiamo, ancora nessun errore. 7, e per Koziek 6 su 6. Kasovic boccia la sua terza, bocciata, lancia, sbaglia. Errore a destra. Questa volta storta a destra, quella precedente storta a sinistra. Kasovic che continua ad essere impiegato in questa prova, anche se non ha mai brillato per tutto l'anno. Ha perso molte, molte prove. Anche 2 settimane fa si è dovuto inchinare a Melignano. Tanto Koziek colpisce. Sì, ricordiamo che Kausovic è stato impiegato 17 volte in questo nel campionato di Serie A e ne ha 27. Sì, quindi molto poco. E come media, una media intorno al 24. Per una squadra come la Pontese, sì, di solito si pretende di più da questi giocatori. Ora colpisce la sua quarta con il terzo tentativo. Con la sua quarta boccia. E attualmente il punteggio è di 5-4 per Poirier, che ora giocherà la sua quarta boccia, quindi per portarsi in vantaggio di 2 punti. Sì. Ora vediamo la quarta boccia di Serensier. Sarebbe importante per lui metterla dentro il cerchio per non concedere un pallino a Koziek. Vediamo. Sembra bassa. Bassa, sembra storta, prende la riga. Incredibile, primo errore. Sulla riga. Primo errore che può costare caro, perché ora Koziek andrà al pallino. Eh sì, sicuramente. Quindi 7 pari. Koziek ha la possibilità, colpendo il pallino, di portarsi sul più 2. Vediamo se sfrutterà questa occasione. Tanto poi ha giocato la sua quarta boccia. Forse ha fatto addirittura biberon, vediamo. Eh sì, biberon per lui, e quindi 7-4 per il francese. Incredibile, biberon in questi campi. Quindi un vantaggio di 3 che può diventare pesante. Ora bocciata di Koziek al pallino. Parte la rincorsa di Koziek. Lancia, colpisce. Strepitoso Koziek. Bravissimo Koziek. 9-7 per lui, quindi. Nessun errore e un pallino colpito. Partenza strepitosa come 2 sabati fa contro Cavagnaro. Bravissimo Koziek. Dove era, mi sembra, partito addirittura con le prime 16 tutte utili. 16 utili, sì. Quindi sta un po' ripetendo quella prestazione. Il giocatore francese ha giocato il pallino sempre nella corto. Prima metà del quadrante. Probabilmente Koziek allungherà un po' il gioco. Infatti. Pallino che allunga si fermerà, il gioco. Sì, si ferma qualche centimetro dall'ultima riga. Ora vediamo se riusciranno a mantenere la media che hanno tenuto fino ad ora. Sì, a parziale giustificazione di Kausovic, diciamo che il pallino nel quando ha bocciato quel combinato era, sì, in entrambi i casi era abbastanza lungo, a differenza di quanto è successo nel PTA di Koziek e Serensier. Tanto nel campo del tecnico stanno ultimando le prove Shirat e Janzic.
Kausovic dentro con la sua prima bozza. Attenzione, abbiamo una correzione. Il San Vulba probabilmente ha vinto la staffetta. Hanno appena corretto nel tabellino della diretta del San Vulba, quindi non siamo sicuri di questo risultato. Appena sapremo qualcosa di più definitivo vi faremo sapere. Sì, anche in precedenza ci sembrava abbastanza strano che il San Vulba avesse perso. Sì, ci sembrava. Tanto poi è colpito la boccia nel PTA contro Jasmin Kausovic. Sempre per lo stesso incontro abbiamo il primo aggiornamento del tiro di precisione. Il San Vulba ha vinto 14-13 con Alcaraz contro Sosic. Anche Alcaraz, grande specialista di questa prova. Ora dobbiamo solo capire se il parziale è di 4-0 o di 2 pari. Ora vediamo il secondo tentativo di Kozek. Anche questa sembra lunga. Vediamo se si ferma. Sì, si è fermata. Tempo. E quindi Kozek va dentro il cerchio, invece Kausovic fuori. Inizio da incubo per Kausovic. Sotto per 8-5, nuovo errore appunto per lui. Certo, i campi non permettono, però insomma credo sia anche abituato a giocare ormai in questi campi. Sì, è parecchi anni che gioca in questi campi. Sì. Le sue medie, anche la scorsa volta, aveva giocato piuttosto male, appunto. Ecco, per Serensiera la bocciata. Ricordiamo che siamo più o meno in ultima corda. Lancia la boccia, colpisce. Ha una bocciata davvero strana, davvero particolare. Sembra quasi impossibile riuscire a colpire in ultima corda. Un rilascio particolare, sì. Quindi il punteggio al momento è di 10-8 per Kozek, ma ricordiamo che in questa giocata Kozek ha sbagliato la sua prima boccia, quindi leggermente in vantaggio in questa giocata per Serensi. Un altro errore e il pubblico comincia a spazientirsi, perché dopo tre giocate i punti per Kausovic sono soltanto 5, ma ancora una boccia da giocare. Se dovesse poi approfittarne, non dico che i giochi siano già chiusi, però quasi. Perché ricordiamo che Kozek, è comunque in vantaggio. Attenzione, Kozek, un altro errore appunto in questa giocata. E quindi dopo aver colpito il pallino nella giocata precedente per portarsi sul 9-7, ora dà subito l'opportunità al francese di recuperare. Ecco quindi che il pallino lungo in questo caso si è rivelato... Sì, controproducente. Sì, ha danneggiato più il giocatore sloveno che quello francese. Tanto Kausovic, un altro errore. Veramente terribile inizio per lui. Sotto 5-8 e poi ancora tre bocce da tirare. Comincia la prova di tiro di precisione. Parte Jancic e colpisce. Vediamo Kozek, la sua quarta boccia appunto. Buona. Entra nel cerchio. Quindi 2 su 4 per lui in questa giocata. Shira tira la sua boccia nel tiro di precisione e colpisce. 1-1. Primi bersagli che valgono pochi punti, ma possono rivelarsi decisivi poi al termine. Per esempio il tiro tecnico precedente è finito 26-24, quindi con due soli punti di differenza. Jancic per il pallino che vale due punti.
colpisce nei capelli, diciamo. Tanto il per giocatore stare insieme, colpisce, sembra buona la sua bocciata, vediamo. Sì, buona la sua bocciata, quindi un 19 per Kozek, ma ancora due bocce a disposizione il giocatore francese. Nel tiro di precisione il giocatore francese, che ad aiutare il suo compagno Chirat, ha più volte scosso la testa, quasi ad indicare che la bocciata, il pallino sì, di Janzic non fosse buono. Vediamo ora Grégory Chirat. Non un bellissimo tiro. Sì, bocciata alto a destra per lui. Ha un tiro un po' particolare per essere un bocciatore di tiro di precisione. Un tiro molto teso, violento. Teso, comunque è un grande specialista anche lui. Non a caso ha realizzato un record mondiale nel 2010, quando ancora era under 23, realizzando 34 punti. Tanto per Scherenze continua a colpire. 11-10, ora vediamo cosa decide, se tirare alla boccia o al pallino. La boccia colpendo la boccia si porterebbe in parità, colpendo il pallino andrebbe a più 1. La vediamo poi intanto nel campo accanto, colpisce e si porta sul 10-5 in suo favore. Ora tocca a Janzic. 5 punti a disposizione. Bellissima, bravissimo Janzic. Bocciata perfetta. La sua boccia è caduta 30 cm davanti alla boccia bianca. Boccia bianca che esce dal buco pulita. Quindi 8 punti per lui. È già un vantaggio importante se Chirat non dovesse colpire. Quindi mette abbastanza pressione sul giocatore francese. Vediamo se Chirat riuscirà a reggere questa pressione e a colpire il bersaglio. Nel frattempo nel PTA per Serensier sbaglia la boccia, sì, e attualmente il punteggio è di 11-10. Prima bocciata sbagliata per lui su 8 tentativi. Ora vediamo Chirat. Lancia la boccia e non salta. Anche questa boccia non è per niente saltata. Però questo suo tiro violento può essere un po' più giustificabile rispetto alla bocciata di Majorel. Comunque la bocciata era dritta. Sì, sì. Magari con un leggero salto avrebbe potuto togliere la boccia bianca pulita. Ma il risultato è comunque di 8-1 per Janzic, che dovrà comunque cercare di mantenere la concentrazione e continuare a colpire. Bravissimo Janzic. Altra ottima bocciata per il giocatore sloveno, che si porta a 11 punti. Finora tutti e quattro i bersagli realizzati per lui. Se non sbaglio, anche nello scorso tiro di precisione dell'ultimo incontro di Coppa Europa, contro Dante Amerio, i primi bersagli li aveva tutti colpiti. Sì. Ha sbagliato la quinta o la sesta, forse la sesta bocciata. Sì, come Kumero era stato autore di una partenza strepitosa, una partenza al fulmicotone. Sbaglia Chirat. Ecco, quindi, differenza di Janzic, partenza da incubo. Un vantaggio per lui. Vertiginoso, 11-1 per Janzic, per Davor. Speriamo continui così, perché il tiro di precisione sappiamo come sia una prova molto strana. Magari realizzi una serie di bocciate splendide, poi perdi un pochino il ritmo e l'avversario può subito recuperare punti. Sì. Allora, la situazione nei combinati vede in vantaggio Kozek contro Perscharenser, ma di un solo punto, 11-10, mentre Kausovic è sotto per 5-10. Perscharenser che sbaglia la prima boccia a punto. E
Janzic, indipendentemente comunque che abbia un ottimo punteggio, è un vero piacere da vedere bocciare nel tiro di precisione. Ha Sì. uno stile incredibile, rilascia la boccia in un modo dolce, un tiro Sì, una perfetto, uno bocciata stile veramente perfetto, perfetta, sì. perfetto per il tiro di precisione. Mi sbaglia. Quindi primo errore, ma comunque il vantaggio è di 10 punti. Per Shirato sarà importante colpire questa boccia per cercare di recuperare i 10 punti di svantaggio. Allora ci arriva la conferma che il San Vulba è pari, quindi San Vulba Rust 2 pari. Quindi effettivamente la staffetta l'aveva persa come avevamo detto inizialmente. Mentre il tiro di precisione l'ha vinto. Ecco Shirat che colpisce. Quindi 11 a 5. Mentre ci arriva un aggiornamento dalla BRB, ha vinto anche il tiro di precisione, quindi per 17 a 12 con De Regibus, quindi il punteggio di 4 a 0 per la BRB. Charensie dentro con la sua seconda boccia, la prima l'aveva sbagliata, Kauzevic risponde all'accosto di Poirier. Anche Poirier aveva fallito il primo tentativo in accosto. Ora Janzic tira la seconda boccia diagonale. Ecco, sarebbe importante almeno colpire questa. Eh sì, Vediamo. altrimenti E colpisce! colpisce. Colpisce in testa, in cresta la porta Sembrava, bianca. non dico ingranciata, ma molto più parabola rispetto Sì. alle solite. Tanto prima bocciata della quarta giocata per Kozek. Va Kozek che colpisce, bravissimo il giocatore sloveno, che era Quindi incappato in una brutta giocata nel Janzic terzo è scatto. nuovamente in vantaggio di 10 punti e Shirat ora boccerà la sua seconda diagonale. Shirat che ormai non si può permettere più errori per restare a contatto di Janzic. Lancia la boccia, E sbaglia. un filo alta, quindi vantaggio di 10 punti per Janzic. Shirat, 10 che mi sembra punti. di aver letto in settimana, si è laureato campione francese di questa specialità, a conferma Delle sue delle qualità. sue qualità. Poirier è entrato nel cerchio con la terza boccia e si porta in vantaggio per 12 a 6. Anzi, si Colpisce, colpisce, bellissima, lo addirittura ferma al afferma. posto. Un carro per lui, quindi 18 a 5. E Kauzevic sbaglia. Veramente un PTA disastroso per lui. Anche in questo caso era in vantaggio di una boccia e non ha approfittato. Intanto per Charensé sbaglia un'altra boccia a punto. Secondo errore per lui in questa giocata. E Ecco Shirat che tira la sua boccia, colpisce. colpisce questa volta, 18-8. Vantaggio sempre di 10 punti per Scuote Janzic. comunque la testa perché ormai sembra che i buoi siano scappati dalla stalla. Comunque la matematica non lo condanna ancora, quindi Davor dovrà assolutamente rimanere concentrato e continuare a spazzolare. Vediamo. Questa bocciata molto difficile con la boccia rossa davanti a quella bianca e sbaglia. Sbaglia. Tiraccio questa volta. Veramente un brutto tiro per un Bassa, storta. casuale. Comunque il vantaggio è sempre importante, 10 punti. Allora, nel frattempo, nel PTA, Per Serensier entra con la sua quarta boccia. Dovrebbe portarsi sul 12 pari, però Kozak ancora ha 3 Tre bocce a bocce. disposizione. Vediamo Shirat. E Lancia sbaglia di alta. nuovo un pelo alto, anche questa bocciata è tirata molto bene.
Ma la boccia bianca non si muove dal buco. Con la sua bocciata sono comunque due tiri molto difficili. Eh sì. Molto tesa, quindi colpire la boccia coperta è comunque difficile. Quindi il vantaggio di 10 punti per Janzic, che non ha ancora comunque vinto matematicamente, perché ha ancora 11 punti in palio. Sì, basterebbe ancora una bocciata su 3. Lo vediamo Kozek. Kozek lancia la boccia, bassa. Bassa, quindi il punteggio rimane sul 12 pari. Primo errore in bocciata per Kozek. Colpisce finalmente Kauzevic, che rimane comunque in svantaggio di 5 punti. 8-13. Ecco Davor Janzic, che ha la boccia per chiudere definitivamente i giochi di questo tiro di precisione. Lancia la boccia e colpisce. Bravo Janzic. Quindi Janzic si aggiudica la prova ancora con due bersagli d'anticipo. E quindi il punteggio attuale dell'incontro è di 4-2 per la Pontese. Solita grande prestazione per Davor. Vediamo Kozek intanto, e sbaglia bassa di ancora. Nuovo bassa. Circa 2 cm prima della riga, dei 50, quindi... Brutto errore per lui. Peccato, perché in questo caso avrebbe potuto acquisire un po' di vantaggio. Eh sì. Perché ricordiamo che se avesse colpito immediatamente avrebbe avuto poi due bocce. Per sì, due palline per allungare. Per allungare. Attualmente il punteggio è 12 pari, quindi se dovesse colpire si porterebbe a più 1. Mantenere il vantaggio che aveva all'inizio di questa giocata. Janzic nel frattempo lancia la boccia, la sbaglia. Vediamo Kozek se in questo caso riesce a colpire. Lancia Jura e colpisce. Bravo Kozek. Quindi 13-12 alla fine della quarta giocata. Quindi siamo a metà combinato, 13-12 per lui. Buon punteggio comunque, perché proiettando sulle altre giocate arriverebbe, diciamo, 26 punti. Quindi è in media, mentre Kauzevic sta svolgendo una prova abbastanza incolore, è sotto di 5 punti contro Poirier, con soli 8 punti totalizzati in 4 giocate. Ora il secondo tecnico si concluderà col pallino finale. Ricordiamo i punteggi: 21 per Janzic, 8 per Shirat. Vediamo, ecco, se conclude in bellezza la sua prova. Lancia la boccia e colpisce. Bravissimo Janzic, 26 punti. Bellissimo tiro di precisione. Sì, tre tecnici su 4 ottimi. L'unico che ha toppato la prova è Gregory Shirat, che sbaglia anche quest'ultimo pallino e si ferma a 8 punti. Quindi Pontese in vantaggio per 4-2. E ora sposteremo le nostre telecamere sui due combinati. Perché si fosse collegato soltanto in questo momento, riepiloghiamo la situazione. La Pontese in vantaggio per 4-2, alla luce della vittoria nella staffetta con Borcegnik e Ziraldo per 56-53 contro Amare Miku. Poi c'è stata la sconfitta di Kumero contro Majorel per 24-26, e poi grande Janzic che
conclude la sua prova con 26 punti contro soltanto gli 8 di Grégory Chirat. Ricordiamo anche i punteggi degli altri incontri: la BRB sta conducendo per 4-0 contro lo Zrinjevac e il San Vulba contro il Rust sta pareggiando 2-2. Non abbiamo ancora aggiornamenti dal quarto incontro, in cui c'è l'Aix-les-Bains contro francese Vargo. Contro il Vargon croata. Tanto Kozek comincia bene la sua quinta giocata colpendo la boccia che è entrata nel cerchio di Persharenser. 14-13 per lui. Invece nel quarto campo poi ha sbagliato due bocce appunto, quindi ennesima occasione per Kausevic per tentare di recuperare lo svantaggio acquisito sinora. Terza boccia di Poirier che entra nel cerchio. Ora Yasmin dovrà assolutamente colpire. Diamo a parte la sua rincorsa, lancia la boccia, bravissimo, colpisce molto bene, ottima bocciata per lui. Intanto per Schärenser sbaglia la sua seconda boccia, quindi si conferma un po' in difficoltà l'accosto, anche nella giocata precedente aveva sbagliato due bocce. E ora un altro errore per lui. Invece in bocciata sinora 7 su 8 colpite. Errore arrivato nella durante la terza giocata. Sì, l'ultima boccia della terza giocata. Poirier ne gioca la sua ultima boccia. Vediamo se va fuori. Grave errore adesso. Sarebbe un'ottima occasione da sfruttare per concede Kausevic. Una grossa occasione a Kausevic per recuperare, nonostante fino ad ora abbia svolto un PT a sottotono, la possibilità di poter recuperare 5 punti se ora colpisse la boccia e poi i due pallini sarebbero 5 però punti adesso, recuperato sì. Adesso è ora di dimostrare tutte le sue qualità. Quindi 5 punti di svantaggio, 14-9 in favore di Poirier, ha 3 bocce ancora a disposizione Kausevic. Tira forza Yasmin, vediamo. Lancia la sua boccia e colpisce. Bravo Kausevic. Un boato anche dal pubblico. E ora bisogna stampare questi due pallini. Quindi punteggio attuale 14-10. 14-10, colpendo questi due pallini si porterebbe su 14 pari. Vediamo se riesce a sfruttare questa occasione e a cancellare gli errori che ha svolto fino ad ora in questo PTA un po' sì, sottotono. Sottotono. Colpendoli entrambi poi si comincerebbe praticamente un mini PTA di tre scarti. Sì, adesso ci eravamo concentrati sul campo numero 4, intanto sul campo numero 3 Persharenser sbaglia ancora, appunto. Attenzione Kausevic, parte per la rincorsa, lancia la boccia e colpisce! Buono! Grandissimo Yasmin, che sta approfittando alla grande del momento di defiance di Poirier. Persharenser entra con la sua quarta boccia. Il bello e il brutto del gioco del PTA è proprio questo. Anche se tu fai. Sì, domini una prova. Domini magari una prova, sbagli una giocata e l'avversario è subito pronto a recuperare. Sì. Ora Kausevic, pur avendo fatto un PTA non molto illuminante, ora può portarsi in parità colpendo due pallini. Quindi ecco ora che è pronto per bocciare il secondo pallino. Totale silenzio.
lancia la boccia, colpisce! E colpisce, grandissimo Jancic, accompagnato da bozzata, accompagnata da un boato del pubblico, quindi 14 pari. Sì, per aggiungere a quello che avevi detto in precedenza, Simone, anche questa prova, come il tiro tecnico, richiede un livello di concentrazione altissimo. Tanto Kozek colpisce la sua seconda bozzata, però la bozza di Pershare in serre non esce dal cerchio, quindi dovrà ripetere la bozzata. Ritornando al discorso sulla concentrazione del PTA, è un gioco che è molto denigrato dai giocatori, però giocate come queste lo rendono comunque un gioco spettacolare. Certo, in quelle 8 giocate bisogna mantenere sempre la concentrazione, non altissimo, si può mai abbassare la tensione, ma è anche questo il bello del gioco. Kozek, come nella giocata precedente, ha delle bocce di vantaggio, ma non ne sta approfittando. Vediamo se almeno questa va a buon fine. Sì, colpisce Kozek. 15-14 per lui. Ora vediamo cosa decide di fare, se tirare al pallino o alla boccia. Penso sceglierà il pallino. In precedenza aveva colpito il pallino, vediamo. Sì, decide di tirare al pallino per portarsi sul più 3. Altro pallino importante. Siamo sempre alla quinta giocata. Vediamo in accosto Kauzovic, vediamo se conferma il suo buon momento. Ai, sì, entra nel cerchio per qualche centimetro. Bravo Kauzovic. Ecco Kozek pronto a bocciare il pallino, che addirittura si porta in momentaneo vantaggio. Per il più 3 lancia la boccia e colpisce. Sembrava leggermente storto, invece è ottima la bocciata di Kozek, che si porta sul 17-14. Nella giocata precedente non aveva approfittato degli errori in accosto di Pershare in serre, ma in questo caso in questo caso ha sbagliato una bocciata, però poi ha recuperato subito col pallino. Quindi punteggio di 17-14 dopo 5 giocate, quindi ne mancano 3. Ora è stato chiamato time out, probabilmente dal CT francese, sì, che ha visto un po' in difficoltà il suo giocatore. Sì, ora poi è pronto a tirare la sua bocciata. Parte la rincorsa, lancia la boccia. Alta la bocciata di Poirier. Incredibile, si sta capovolgendo la dinamica del PTA. Situazione veramente capovolta in questo combinato. Che vedeva addirittura, sì, sino alla giocata precedente vedeva Kauzovic in svantaggio per, mi sembra, di 5 punti. E li ha recuperati tutti con la 5 punti. Un giocatore mediamente tende a demoralizzarsi, però c'è, in questo caso che poi gli ha dato la possibilità per, ci ricordiamo, con 3 errori alla costa per recuperare. Quindi ora poi lancia la sua seconda boccia e colpisce. Sì, in particolare in questi campi molto difficili, non è mai detta l'ultima parola nel combinato, perché stai veramente un attimo a sbagliare lo scarto in accosto. Poi con le medie che hanno questi giocatori nei pallini stai veramente poco a compromettere la partita. Ora sarebbe importante per Kauzovic continuare a mantenere sotto pressione Poirier. Sì, che inevitabilmente in questo momento non sarà troppo tranquillo. Ha perso un po' di sicurezza. Vediamo, sembra lunga questa. Ai ai ai. Sì.
Esce dal cerchio la boccia di Kauswitz. Quindi ora tornano in parità di bocce. Sì, perde il vantaggio di una boccia. Intanto Kozlik invece va dentro. Bravissimo Kozlik, che si porta sul 18-14. Per ora era la sua prima boccia della sesta giocata e per Serensier è pronto a bocciare la sua prima boccia, anche per lui la sua prima boccia di questa giocata. Per Serensier alza la boccia e colpisce. Vediamo Kauswitz se riesce a entrare nel cerchio, sarebbe veramente importante, perché altrimenti ci sarebbe un altro capovolgimento in questa giocata. Anche questo, attenzione. Ai ai ai. Sì. Incredibile, ulteriore capovolgimento in questa giocata. Kauswitz che lancia molto in avanti la boccia, praticamente a metà della corsia. Però ovviamente portandola così avanti hai anche meno sensibilità meno nella forza. Sì, esatto. In particolare nella forza. Nella direzione si riesce a tenerla comunque bene, ma nella forza è più difficile. A questo punto in difficoltà è di nuovo Kauswitz, perché una boccia per lui in mano e due per Pouillet. Sì, veramente una partita incredibile per come si sta svolgendo. Continui capovolgimenti di fronte. Kozlik nel frattempo gioca la sua seconda boccia e entra nel cerchio. Bravissimo Kozlik. A qualche centimetro dal pallino. Finora ottima prova per Jura, che sembra essersi inserito benissimo nella sua nuova squadra. Ricordiamo, ha partecipato al campionato di Serie B italiano con la squadra del Canova di Trento. E poi si è trasferito all'inizio di questa Coppa Europa con la Pontese. La quarta boccia di Kauswitz sembra forse entrata nel cerchio, vediamo. Pouillet la segna, ma vediamo. Il pubblico applaude, quindi sembra buona. Pouillet che sorride perché sembrava lunga la boccia di Kauswitz e poi deve avere... Probabilmente un mucchietto di sabbia. Si è incontrato un piccolo mucchio di sabbia e si è fermata all'improvviso. Quei campi così sabbiosi può succedere che ci siano queste montagne, queste piccole montagne di sabbia. Sì, sia a favore che a sfavore, magari sta ovviamente entrando nel cerchio, trova la riga e poi rimane fuori. Bisogna prestare molta attenzione a eliminare queste discontinuità del gioco. Quindi vediamo ora Pouillet, la sua terza boccia, che è importantissima perché poi avrebbe una quarta boccia. Vediamo colpisce boccia poi, importante. Una situazione di 16 pari. Boccia importante perché ora si può portare in vantaggio. Vediamo se deciderà, opterà per il pallino o per la boccia. Credo per il pallino. Vediamo. Sì, quindi 16 pari tra Kauswitz e Pouillet. Pouillet ha il pallino per portarsi sul più 2. Nel frattempo Kozlik gioca la sua terza boccia. Sembra buona anche questa. Bravissimo Kozlik. Praticamente perfetto finora. Kozlik, ricordo, campione del mondo nella specialità dell'individuale a feltre nel 2011. Attenzione, poi è pallino importantissimo per portarsi in vantaggio di 2 punti. Vediamo se sfrutterà l'occasione. Lancia la boccia e colpisce. Bravissimo Pouillet che sfrutta il doppio errore di Kauswitz. E quindi ora il punteggio è di 18-16 per Pouillet. Quando mancano soltanto 2 giocate al termine. Per Serensier tira e sbaglia. Leggermente alta la sua bocciata, si dispera perché la vedeva. Probabilmente l'aveva colpita. Sì. Ci arriva un aggiornamento della BRB. La BRB sta conducendo per 4-2, quindi hanno perso il secondo tiro di precisione. L'ha tirato grosso e ha fatto 16 punti. Il suo avversario per ben 31 punti. Quindi ottima precisione, ottimo punteggio per il giocatore dello Zrivevac. Comunque BRB che rimane in vantaggio per 4-2.
cercheremo di aggiornarvi anche sugli altri incontri appena ci arriveranno notizie fresche. Quindi nei combinati che si stanno svolgendo qua a Cordignano la situazione è di 20-17 in favore di Kozek, quando ha ancora una boccia da giocare in accosto, e siamo alla sesta giocata, mentre nel campo numero 4 Kausevic è indietro nel punteggio per 18-16 contro il pluricampione Poirier. Ricordiamo che dopo questi due PTA si svolgeranno due tiri progressivi che potrebbero essere importanti. Sì, molto importanti, diciamo, i papabili per queste prove dovrebbero essere per la Pontese Ziraldo e Borcznik, due supercampioni di questa specialità, e per il Crolione Mikou e Alexandre Chirat. Alexandre Chirat, che ricordiamo essere il fratello del Chirat che ha svolto il tiro di precisione. Nel frattempo Kozek era entrato nel cerchio, ma poi è tornata leggermente indietro. Vediamo, ora stanno controllando, è fuori. Fuori dal cerchio la sua boccia, che l'avrebbe portato in vantaggio di 4 punti. Comunque il punteggio rimane sul 20-17 per il campione sloveno. Kozic colpisce la prima bocciata della settima giocata. Kozic, che finora in bocciata si è comportato abbastanza bene, in particolare in quello scarto dove ha totalizzato ben 6 punti con 2 pallini colpiti, mentre in accosto ha avuto molte difficoltà. Ricordo la prima giocata da 2 punti, anche nella sesta giocata aveva messo soltanto 2 bocce dentro il cerchio. Stesso discorso si può fare per Poirier. Poirier, che questa è una giocata molto importante per lui, perché è la sua ultima giocata all'accosto ed entra di qualche centimetro nel cerchio. Probabilmente questa è la giocata decisiva. Sì. Perché sì. Per Kausevic l'unica chance è che Poirier sbaglia almeno una boccia per poter poi bocciare il pallino. Ora seguiamo la bocciata di Kausevic. Lancia la boccia e colpisce. Quindi il punteggio di 20-18 con 2 bocce a testa ancora da giocare. Ricordiamo che siamo alla settima giocata. Per Charensier gioca la prima boccia e va dentro il cerchio. Il giocatore francese ora dovrà assolutamente giocare tutte e 4 le bocce dentro il cerchio, sperando in qualche errore di Kozek. Pallino che sarà circa 1 metro dentro il quadro. Parte Kozek, lancia la boccia e colpisce. Adesso si è entrati veramente nel vivo di queste due prove, dove le bocce cominciano, come si suol dire, a pesare un pochino di più. Ma Poirier, bravissimo. Bravo Poirier. Ma comunque sono grandi campioni che sono abituati
a momenti di questo tipo, e quindi non credo subiranno. In particolare nel PTA del campo 4, quello tra Poirier e Kauzovic, queste sono le bozze probabilmente più importanti del PTA. Vediamo se Kauzovic colpirà subito. Impossibile errore lo condannerebbe praticamente alla sconfitta. Vediamo. Colpisce bravissimo Yasmin. Ora Poirier avrà una boccia importantissima. Sinora la sua Poirier, quarta boccia. Sinora per Poirier un'ottima giocata con tre bocce su tre dentro il cerchio. Tutte ben giocate. Ora una boccia veramente pesante. Ricordiamo che il punteggio è 21-19. Quindi un suo eventuale errore porterebbe Kauzovic alla bocciata del pallino. Si gli darebbe l'occasione per portarsi a pari. Impattare sul 21 pari. Ora Kozek in bocciata. Punteggio 21 punti per lui, 19 per Charensier. Colpisce Kozek. Bravo Kozek che continua a mantenere la sua concentrazione. Sì, veramente ottima prova per lui. Ha avuto soltanto un piccolo passaggio a vuoto durante la quarta giocata, dove era in vantaggio di bocce nella... Sì, era in vantaggio di bocce. Attenzione, Poirier, bocce importante, vediamo se entra. Bravissimo Poirier. Bravissimo Poirier. Giocata perfetta per il francese, che si dimostra veramente un gran bel giocatore. Eh sì, in questo frangente ha dimostrato veramente le sue capacità. Probabilmente giocata più importante, è riuscito a entrare quattro volte nel cerchio. Cosa che mi sembra non avesse mai fatto, no, finora mai fatto questo combinato. E non a caso l'ha fatto proprio nell'ultima giocata. Quindi direi che le possibilità per Kauzovic ormai si riducono. Si sono ridotte al lumicino. Kauzovic colpisce, quindi il punteggio di 22-20 e ora andranno a giocare l'ultima giocata con Kauzovic a punto e poi è alla bocciata. Sul campo accanto per Charensier entra nel cerchio con la sua terza boccia e Kozek, se vuole mantenere i tre punti di vantaggio accumulati sino ad ora, dovrà colpire. Kauzovic prova a giocare il pallino in ultima corda, ovviamente, perché deve sperare in almeno due errori dell'avversario, quindi deve tentare qualcosa di un punto difficile. Kozek colpisce, quindi si porta sul 23-20. Pallino giocato da Kauzovic che si ferma poco oltre la metà del quadro. Ecco per Serenciar che gioca la sua quarta boccia. Intanto sbaglia per Charensier l'ultimo tentativo di questa giocata. Errore che potrebbe essere decisivo. Ora probabilmente andrà sulla boccia. Sì, colpendo la boccia andrebbe a 4 più 4. Punti di vantaggio. Con ancora una giocata al termine. Kauzovic esce ormai. Si è fermato nei pressi della riga, vediamo. Poirier non segna la boccia per terra, adesso sì. No, è buona. Buona, bravo Kauzovic, quindi si porta a meno 1, 22. Ecco Kozek che lancia la boccia e colpisce. Bravissimo Jure, anche in questa giocata 4 su 4 per lui.
quindi si porta 24 punti contro i 20 del suo avversario. Bellissimo PTA, ma ricordiamo che comunque ora, deve comunque rimanere concentrato. Sì, ora in teoria gli basterebbero, a meno di Carro del francese, gli basterebbero tre bozze dentro il cerchio. Bocciata di Poirier, il punteggio è 22-21. Vediamo, lancia la boccia e sbaglia. Bruttissima bocciata per Poirier, molto bassa e storta. Virtualmente gli rimane comunque ancora il vantaggio di un punto. Ora vediamo la scelta di Kozek, dove giocherà il pallino. Pallino poco prima della metà del quadrante. Ricordiamo, il vantaggio per lui è di 4 punti. Poi è pronto a bocciare la sua seconda boccia. Secondo tentativo per lui. Boccia che comincia a questo punto a diventare importante. Sì. Vediamo, lancia la boccia e colpisce. Ma anche questa non l'ha bocciata proprio benissimo. Comunque leggermente era sulla sinistra, ma colpisce ugualmente. Quindi per ora il suo vantaggio sulla tabella segna 2 punti, ma è un vantaggio virtuale di 1 punto, perché Kauzevic ha comunque una boccia in più da giocare. Alla luce dell'errore nella prima bocciata di Frédéric Poirier. Kozek ora gioca la sua prima boccia dell'ottava giocata. Quindi, ricordiamo che il vantaggio è di +4. Quindi ultima giocata di questo combinato. È importante partire bene. Vediamo. Sembra buona. Sembra buona. Bravissimo. È ottimo l'accosto di Kozek. E nuovi applausi per lui. A metà corsia sembrava tutti bassa, ma poi è una boccia perfetta. Ora Kauzevic gioca la sua seconda boccia. Vediamo. Forse lunga. No, no, è buona. Buona, bravissimo Kauzevic. Continua a mantenere sotto pressione l'avversario. Ora poi dovrà colpire. Tanto nel campo, nella corsia numero 3, per Scherenser alla bocciata. Bravo, colpisce. Quindi mantiene vive le speranze di portarsi a casa questo combinato, anche se il punteggio dice +4 per Kozek. Vediamo poi, è pronto per la rincorsa. Si concentra, parte la sua rincorsa, lancia e colpisce. Bravissimo. Poirier, che dopo il primo errore si è subito ripreso, ne ha colpite due consecutive. Sbagliare la prima boccia con un vantaggio di 2 può di sicuro aumentare la tensione, perché poi ti basta un errore, basta un errore per Kauzevic portarsi a pari. Quindi ora abbiamo il punteggio dice 24-22, però Kauzevic ha ancora 2 bocce da giocare e una Poirier. Se Kauzevic dovesse entrare, Poirier è costretto a colpire. Si avrebbe la boccia partita. In caso di errore, invece, Kauzevic avrebbe la boccia per il pareggio. Vediamo come si svolgerà il gioco. Certo, poi c'è sempre la possibilità di totalizzare 2 punti con un biberon. Vediamo Kozek. Incredibile. Grandissimo Kozek, che addirittura forse ha fatto biberon. Ora vediamo. Il pallino si è infossato. No, 1 punto solo. Kauzevic quasi fa biberon, vediamo. Non credo. No, 1 punto veramente solo, credo, per anche poco in quel caso. Quindi in entrambi i campi. L'avevi appena chiamato. In entrambe le corsie, Kozek e Kauzevic hanno rischiato il biberon. Certo, sarebbe stato molto più importante per Kauzevic, che si sarebbe portato in parità. Per Serenser tira la sua seconda boccia e colpisce. Quindi in questo caso ora Kozek dovrebbe soltanto uscire con 2 bocce, sì, gli per mettere a rischio il PTA. Gli basterebbe ancora 1 punto. Invece Poirier ha la boccia partita.
se dovesse colpire avrebbe vinto a meno di Biberon di Causewitz. Vediamo, pronto a partire, boccia partita per Poirier, lancia e colpisce ed esulta. Bravissimo Poirier, che nelle ultime due giocate ha totalizzato 7 punti su 8 disponibili. Grande sangue freddo per lui, quindi 25-23 in favore del giocatore francese. Ora Causewitz ha una sola possibilità, fare il biberon. Nel campo 3 ora abbiamo boccia partita per Koziek. Ricordiamo che il punteggio è 26-22. Il campione sloveno pronto all'accosto. Vediamo Koziek. Forse è lunga la boccia di Koziek. Quindi la situazione torna abbastanza in bilico. Ora ha ancora un match point, vediamo se riuscirà a sfruttarlo. Se non lo dovesse sfruttare, per essere in serie avrebbe la possibilità di bocciare due pallini e quindi impattare sul 26 pari. Vediamo se Koziek riuscirà. Vediamo Causewitz che tenta il biberon, no, sembra storta, entra nel cerchio. Comunque, quindi Causewitz viene sconfitto nella prova di combinato contro Poirier, 25-24. Causewitz che è stato penalizzato dalla sua bruttissima partenza. Ricordo che a metà del combinato era fermo ancora a 8 punti, poi nella seconda addirittura ha totalizzato 16 punti, ha cambiato veramente marcia, ma non è bastato. Poi è stato bravo a rimanere concentrato nonostante il passaggio a vuoto che ha avuto nella quinta giocata, in cui Causewitz ha totalizzato 6 punti e quindi ha recuperato. Ma attenzione, passiamo al campo 3 perché c'è la boccia partita, vediamo se di Koziek. Questa sembra, sì, buona. Sembra buona. Sì, grandissimo Koziek. Bravissimo Koziek. Quindi porta a casa questo combinato, 27 punti per lui. Un bellissimo PTA. Ora per Scharenzer cercherà di incrementare il suo punteggio, ma comunque i due punti li porterà a casa Koziek. Colpisce, quindi il punteggio 27-23. Si tira il pallino per portarsi sul 27-25. Ultima boccia di questo turno di prove alternative. Per Scharenzier boccia, colpisce quindi il punteggio finale è di 27-25 per Koziek. Un bellissimo PTA per Koziek e il momentaneo punteggio dell'incontro 6 Pontese, 4 Lione.